Ciao, benvenuto in questa nuova puntata settimanale sul mio canale dedicato all'acquerello. In questo video ho deciso di prendere una breve pausa dalla tecnica pittorica e di parlarti un po' di bricolage, legato sempre al tema dell'acquerello e quindi di parlarti del confezionamento delle opere d'arte una volta che le abbiamo completate. In realtà ho molte idee da sviluppare nei prossimi giorni, molti esperimenti pittorici che voglio condividere con te nelle prossime settimane. Ma oggi volevo affrontare con te quello che credo sia un tema interessante. Se anche tu, come me, dipingi ad acquerello e non potendo incorniciare tutte le tue opere d'arte, hai comunque la necessità di confezionarle, sia per poterle conservare in modo che non si rovinino, ma anche per poterle esporre in modo decoroso senza doverle per forza incorniciare tutte. Al di là della spesa, tieni conto che la cornice è una cosa molto soggettiva. E troverai sicuramente persone che vorrebbero il tuo quadro, ma te lo chiedono senza la cornice perché non gradiscono quella che hai applicato e ne vorranno mettere una loro che si intoni alla loro parete o accompagni il loro arredamento. Ti spiego quindi un sistema facile, rapido ed economico per creare un passepartout di tutto rispetto a cui applicare dei ganci e attacchi eventualmente per poterlo esporre quando occorre. Il materiale che ti servirà avere a disposizione è un semplice cartoncino, di quelli che puoi comprare a fogli grandi in qualunque cartoleria. E in genere io scelgo una tinta bianca avorio o beige, ma a seconda del colore del dipinto o anche dei tuoi gusti potrai decidere le tinte che preferisci. Altri attrezzi che ti serviranno sono lo scotch di carta, un taglierino, una matita, una riga millimetrata, meglio lunga, e un cartone spesso da cui recuperare qualche listarella di questa larghezza. Poi ti spiegherò perché. E prendiamo questo. Misuriamo i limiti del dipinto. Qui in questo caso si prende tutta la larghezza completa del foglio, ma se avessi lasciato un margine misurerei solo la parte dipinta. 43 x 30. Forse potrai ricordare questo dipinto se hai visto il video precedente in cui l'ho completato. Ti lascio il link del video, il video in cui ho realizzato, o meglio, completato questo acquerello che può sempre tornare utile. Ed eccoci, ho misurato 43 x 30 e lo scrivo qui. 43 x 30. In genere i miei passepartout sono larghi almeno 5 cm per parte, quindi ora aggiungo 10 cm in totale a ogni misura e quindi ottengo 53 x 40 e lo scrivo. Adesso arrotondo le misure ai 5 cm in eccesso. Perché faccio questo arrotondamento? Perché se avrò delle dimensioni finali arrotondate avrò più facilità a trovare delle cornici già pronte in commercio. In alternativa alla cornice fatta su misura, che è sicuramente più bella, più personalizzata, ma non sempre ne abbiamo bisogno. Con questo sistema cercheremo di tenerci aperte tutte le possibilità. Siamo arrivati quindi a 55 x 40, arrotondato ai 5 cm. Quindi ritagliamo il cartoncino con queste dimensioni, facendo una riga a matita per la traccia. Ora che il foglio è ritagliato, dobbiamo disegnare un rettangolo interno che sia equidistante da ogni lato e che contenga interamente i limiti del disegno. Eccolo qua. Deve contenere interamente i limiti del disegno, ma anche essere equidistante, perché il pass deve essere uguale da tutti i lati. Per trovare quindi la larghezza giusta di questo pass,
Andremo per tentativi. Se proviamo la larghezza di 5 cm dal nostro quadro, 55x40, andremo a finire a meno 10, meno 10, 45 per 30. Non va bene, perché il disegno non sarebbe tutto coperto dal pass. Abbiamo un disegno che è 43 per 30. Quindi proviamo a aggiungere qualcosina e mettiamo una larghezza di 5,5. Fanno 11, meno 11, meno 11. E andiamo a finire a 44 per 29. Non va ancora bene. Meno 12. Andiamo a finire a 43 per 28. E qui ci siamo. Facendo 6 per ogni lato, toglieremo una misura di 12 complessivamente e quindi arriveremo a un buco che coprirà comunque interamente il nostro acquerello. Procediamo quindi con un rettangolo interno rispetto ai limiti del disegno di 6 per parte. Ora che ho fatto il rettangolo che mi serviva, ne disegno un altro più interno, ancora di 1 cm per ogni parte. Ora posso ritagliare il foglio lungo il rettangolo più interno. Ora taglio le diagonali che separano questi due rettangoli. Faccio un taglio esattamente qui così. E qui. A questo punto devo piegare i quattro lembi che saltano fuori da questo taglio lungo i quattro lati, aiutandomi con la riga. Con un nastro adesivo qualunque faccio aderire due lembi legati in modo che siano fermi. Questa operazione la faccio su tutti e quattro i lembi. Recupero un cartoncino un po' più scuro come questo e vado a ritagliare quattro fettine che andrò a incollare sempre con il nastro adesivo all'interno di questo lembo ripiegato, facendolo sporgere leggermente per dare un po' di senso di profondità, in modo che il risultato sia all'incirca questo qui. Proviamo. Ecco quattro strisce tagliate e faccio in modo che il taglio, quello perfetto, venga incollato all'interno del mio disegno in corrispondenza del bordo più interno. Come dicevo, leggermente 1 mm o 2 più interno rispetto al bordo.
questo punto presento il mio pass sull'acquerello e lo fisso provvisoriamente con del nastro di carta che serve solo per impostare la posizione. Facciamo in modo che si veda la firma e che tutti i bordi siano coperti dal pass. Una volta che è fissato provvisoriamente, lo capovolgo e completo il fissaggio con del nastro, rigorosamente di carta per non rovinare l'originale dell'acquarello. Ora che il disegno è saldamente ancorato al pass, lo capovolgo di nuovo e mi trovo a questa situazione. A questo punto voglio incollare un altro cartoncino qua dietro in modo da dare più stabilità al tutto. L'unico accorgimento è che dovrò ritagliare in modo che sia 1 cm più piccolo da ogni lato, per lasciare lo spazio al nastro adesivo che verrà attaccato qui intorno. Ecco qua, stavolta non mi sono preoccupato troppo del colore del cartoncino perché questo rimarrà sul retro e quindi in genere in questo caso riciclo dei cartoncini con dei colori assurdi e improbabili e riesco a dargli una funzione. Ed ecco qua, la parte del confezionamento del mio acquerello è terminata. Quello che segue ti può interessare solo nel caso in cui tu voglia appenderlo così com'è. Per appenderlo bisogna fare un'ulteriore lavorazione qua dietro che adesso ti spiego. Questa è la listarella di cartone di cui ti parlavo prima. Come vedi è leggermente più stretta rispetto alla larghezza totale del foglio. E ho ricavato anche 2 linguette di cartoncino che vado ad applicare per creare delle asole. Una volta fatta questa operazione, bisogna realizzare 2 fori da una parte e dall'altra. In questo caso uso questo attrezzo che è utilissimo, ma se non ce l'hai puoi adattarti lo stesso con quello che hai. Attacco questa listarella al retro del foglio con solo l'accorgimento di mantenere il tutto mascherato dal bordo superiore del foglio, quindi le asole rimarranno più in basso, qui così. Il giorno che dovessi aver bisogno di incorniciare l'acquerello, basterebbe con un taglierino togliere questa parte qui e questa parte qui viene via. Non c'è nessun problema. Puoi usare semplicemente 2 chiodi per appenderlo a una postazione di fortuna o anche a un muro di casa, oppure una catenella come questa, che ti dà il risultato di questo tipo. Spero di esserti stato utile con questo sistema fai da te per il confezionamento degli acquerelli. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like. Iscriviti al mio canale perché sto per tornare con nuovi acquerelli e nuovi esperimenti pittorici. Grazie e a presto!